Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 50, 22 luglio 1904. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, quando l'anima propone o di non peccare, oppure di fare un bene e non eseguisce i propositi fatti, il segno è che non si fanno con tutta la volontà. E che la luce divina non ha avuto contatto con l'anima, perché quando la volontà è vera, la luce divina vi fa conoscere il male da evitare o il bene da fare, e difficilmente l'anima non eseguisce ciò che ha proposto. E questo perché la luce divina, non vedendo la stabilità della volontà, non vi somministra la luce necessaria per evitare l'uno e per fare l'altro. Al più possono essere momenti di sventura, abbandoni di creature o qualche altro accidente per cui l'anima pare che si vorrebbe distruggere per Dio, che vuole cambiare vita, ma non appena il vento degli accidenti si cambia, ecco che tosto si cambia la volontà umana. Sicché, anziché volontà e luce, si può dire un miscuglio di passione a norma dei cambiamenti dei venti. Eppure la sola stabilità è quella che fa conoscere il progresso della vita divina nell'anima, perché essendo Dio immutabile, chi lo possiede partecipa della sua immutabilità nel bene. Capite
Capitolo 51, 27 luglio 1904. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e, tenendomi sollevata la testa, che per la tardanza nell'aspettarlo era molto stanca, mi ha detto: figlia mia, chi veramente mi ama, tutto ciò che le succede, interno ed esterno, divora tutto in una sola cosa. Qual è la volontà divina? Di tutte le cose nessuna le pare strana, riguardandola come un prodotto di divina volontà, perciò in essa tutto consuma. Sicché il suo centro, la sua mira, è l'unica e sola volontà di Dio. Sicché in essa sempre si gira come dentro un anello, senza trovare mai la via di uscirne, facendone un alimento continuo. Detto ciò è scomparso e dopo, essendo ritornato, ha soggiunto: figlia, fa che tutto sia suggellato dall'amore, sicché se pensi devi solo pensare all'amore, se parli, se operi, se palpiti, se desideri, anche un solo desiderio che esca da te, che non sia amore, restringilo in te stessa e convertilo in amore e poi dagli la libertà di uscire. E mentre ciò diceva, pareva che con la sua mano toccava tutta la mia persona, mettendo tanti suggelli di amore. È bene per ora provare a fermarsi qui, poi se dovesse avanzare un pochino di tempo, una mezz'oretta standard, diciamo, della meditazione, possiamo anche leggere il paragrafetto seguente, però qui ci sono degli spunti di motivazione, di meditazione assolutamente, come sempre, importanti e da ben ritenere. Allora, qui nel primo paragrafetto abbiamo una situazione di base, di fondo. Tutti quanti noi, se anche facciamo un esame di coscienza attuale, vedremo che abbiamo ancora dei difetti, quantomeno, speriamo, non peccati, da emendare, da correggere, e del bene in cui crescere. Questo fino a quando saremo in questa valle di lacrime, in questa tenda del nostro corpo, è inevitabile. Certo, possono esserci anche delle situazioni più serie, appunto peccati da non fare più, quindi propositi, e bene da farsi. Ci sono due possibilità. Gesù fa innanzitutto un'analisi, come dire, usando una parola un po' complicata, fenomenologica. Cioè, tu guarda quello che succede. Ci sono alcune persone che fanno i propositi e li mettono in pratica. Altri fanno i propositi e non li eseguono. Dice, se non eseguisci i propositi fatti, spiega, è il segno che non si fanno con tutta la volontà e che la luce divina non ha avuto contatto con l'anima. Queste due spie. Dipende da entrambi i fattori. Cioè, si insegna in ascetica che il vero proposito non è una velleità, come si dice. Cioè, sì, c'ho questo difetto, bene, sono superbo, eh sì, vorrei diventare un pochino più umile, adesso cercherò. Ecco, fare discorsi di questo genere non serve quasi a niente, perché è una cosa debole, è una cosa generica, d'accordo? E quindi non è possibile che questo produca frutti, specialmente in un difetto così incancrenito e cattivo come per esempio è la superbia. Attenzione, perché ancora non c'è una risoluzione fermissima e stiamo a un livello di velleità? Perché la luce divina non ha avuto contatto con l'anima. Cioè, questo è un passaggio fondamentalissimo. E questa attenzione non dipende da una carenza della luce divina, perché il Signore non nega la sua luce a chi la desidera, dipende sempre da noi. Cioè, non è ancora entrata nel nostro cuore, forse perché non siamo disposti
non siamo flessibili, non ci lasciamo neanche a volte ammaestrare dalle suonate che il Signore ci dà, no? Per aprirci gli occhi. Cioè, io ancora non ho interiorizzato la bruttezza e la nefandezza di questo difetto, perché ci vogliono due cose perché il proposito diventi realtà. Cioè, io devo dire: io questa cosa non la voglio fare più, mi fa schifo, la detesto, d'accordo? E allora farò il possibile sul serio per combatterla e contrastarla. Tu fa così, poi vedrai se non te lo togli il difetto. Forse non sarà una cosa da oggi al domani, ma te lo togli come? Allora, quando la volontà è vera e la luce divina vi fa conoscere il male da evitare o il bene da fare, quindi tu lo vedi, questo male non si deve fare, questo bene si deve fare, difficilmente l'anima non esegue il proposito proposto. Attenzione, da cosa dipende il fatto che Dio non somministra la luce necessaria? Lo spiega sempre Gesù. La luce divina, non vedendo la stabilità della volontà, non vi somministra la luce necessaria per evitare l'uno e l'altro. Allora, la vita interiore, ma la vita cristiana, la vita di santità, è incompatibile con la volubilità. Assolutamente. Cioè, o c'è l'una o c'è l'altra. Non posso io pretendere di camminare quando un giorno penso una cosa e desidero una cosa e l'altro giorno penso un'altra. Assolutamente. Se uno rilegge il Trattato della Vera Devozione alla Madonna, tra le caratteristiche della vera devozione a Maria si trovano questi cinque attributi. La vera devozione è interiore, è tenera, è santa, attenzione, è costante e disinteressata. Sotto il paragrafetto costante, che è il numero 109 del Trattato della Vera Devozione, lo cito, San Luigi scrive: la vera devozione alla Vergine è costante, conferma l'anima nel bene e la induce a non abbandonare facilmente le pratiche di pietà. Io non posso che un giorno dico quattro rosari e l'altro giorno non lo dico per niente. Non si può fare questa cosa qua. Non posso che per un torno da pellegrinaggio per 10 giorni vado a messa tutti i giorni e poi smetto. Non si può. Non posso che faccio le preghiere la mattina e la sera quando mi ricordo, e se sto stanco non le faccio più. Non si può. La induce a non abbandonare facilmente le pratiche di pietà. La rende coraggiosa nell'opporsi alle mode e alle massime del mondo. Le mode e le massime del mondo. Anche questo è segno di stabilità. Non mi lascio scuotere, cioè non è che vedo una moda, oppure non lo so, faccio una scelta di modestia, di coraggio, evito una cosa inutile, non lo so, evito un certo tipo di vestiario, evito una certa, come dire, cura estetica eccessiva, poi però vedo che qualcuno mi prende in giro oppure che tutti fanno cura, dice no, lasciamo perdere e ritorno subito indietro. Non è possibile questo qui. La rende coraggiosa nell'opporsi alle mode, alle massime del mondo, alle molestie, agli stimoli della carne e alle tentazioni del demonio. Pertanto una persona veramente devota alla Vergine Santa non è per nulla volubile, per nulla, né triste, né scrupolosa, né timorosa, che sono tutte proprietà della instabilità, d'accordo? Anche la tristezza, spesso da dove viene? La tristezza viene dal fatto che magari uno vorrebbe fare qualcosa di bello, lo fa per un giorno e il giorno dopo ricade dietro, cioè ricade e si intristisce. Ma non intristirti, rafforzati, d'accordo? E se vedi di non essere stabile, umiliati, chiedi al Signore questa stabilità profonda. Signore, dammi la grazia di non essere che un giorno faccio una cosa, un giorno faccio un'altra, e tu per quanto puoi cerca di farci qualcosa. Questo è uno dei casi in cui l'aiuto, per esempio, di un sostegno spirituale può essere utile, no? Quando c'è questo problema, se ci si mette in docilità con un buon direttore di spirito,
si riescono a fare dei progressi, no? Perché si farà un cammino proporzionato, quindi con pochi impegni all'inizio, ma quelli deve venire la terza guerra mondiale per saltarne uno, d'accordo? In modo tale che l'anima acquisisca questa stabilità interiore. Senza la guerra non è proprio possibile intraprendere un cammino. E Gesù dice testualmente, mo passiamo di palo in frasca da Trattato della Devozione, torniamo agli scritti di Luisa, dice, la sola stabilità è quella che fa conoscere il progresso della vita divina nell'anima. Perché? Perché essendo Dio immutabile, Dio non cambia mai. E la partecipazione della sua immutabilità nel bene, che cos'è? La stabilità nel bene. Ho cominciato a pregare. Ma io prego sempre, cioè, e non mi muovo dal mio piano di vita. Ho cominciato, che ne so, a fare il digiuno e mercoledì, a fare il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì. Non si fa, d'accordo? Punto. Ho imparato a fare la confessione frequente, quella sotto regola d'oro, massimo entro 8 giorni, e quella cosa si fa. È chiaro che uno incontrerà le difficoltà, le cose, il giorno di digiuno comincia, che gli vengono tutte le voglie, c'ha fame, c'ha mal di testa, c'ha questo, c'ha quell'altro, per carità. Ogni volta che uno andasse a confessare succede il finimondo, il prete non c'è, la macchina, non trovo tempo, cioè lo sappiamo. Ma senza questo siamo morti prima ancora del tempo. San Luigi spiega, torniamo di pane in frasca, non già che non cada quest'anima veramente devota e quindi per nulla volubile e non provi da allora nessun gusto nella devozione, per carità. Qui San Luigi ancora non conosce bene la divina volontà, eh? Ma se cade si rialza, tendendo la mano a colei che è la madre buona. Se si trova senza gusto né fervore sensibile, non se ne affligge. Infatti, il giusto e il devoto fedele di Maria, attenzione, vivono della fede di Gesù e di Maria e non dei sentimenti della natura. Cioè, l'abbiamo visto in qualche meditazione, sicuramente ce ne stanno tante, no? Cioè, la vita interiore è un'alternanza di fervore e aridità. Allora, non è che quando io sono arido non prego più, questo è proprio il simbolo, come dire, l'emblema della volontà umana. Capito? Che quando ti piace una cosa la fai, quando non ti piace più non la fai. Ma questa è una cosa del tutto accidentale, cioè se il Signore mi consola, se mi fa provare un diletto, una delizia, va bene, ma la cosa più importante, quello che Lui vuole vedere, è, come dire, sono i frutti delle opere buone, delle opere sante, che si fanno sempre e comunque. Gesù dice, la luce divina, non vedendo la stabilità della volontà, non vi somministra la luce necessaria. Quindi capite che questo è un circolo vizioso. E quindi cosa bisogna fare? Quello che dipende da noi, come diceva Sant'Ignazio. La mia volontà deve stabilizzarsi, devo fare questo sforzo, devo mettermelo in testa. Se non ce la faccio da solo, chiedo prima aiuto a Dio, poi chiedo aiuto a un padre spirituale, ma questo lo devo fare. E se questo lo farò, poi arriveranno la luce, cioè il Signore ti farà sempre vedere sempre più cose dove tu devi crescere, devi lavorare, devi toglierti il difetto, devi fare un bene maggiore, eccetera, eccetera. Ma solo se vede in te una volontà stabile. Se no, come cantava Bruce Springsteen, una vecchia canzone di tanti anni fa, di quando ero giovane, c'era una canzone che si chiamava One Step Up and Two Steps Back. Un passo avanti e due indietro. Capito? Se uno va a un passo avanti e due indietro, cioè, se fa presto a fa i conti. Allora, e che cosa Gesù spiega ancora? Ecco perché è bene fermarsi. Cioè, al più possono essere momenti di sventura, abbandoni di creatura o qualche altro accidente, che l'anima pare che si vorrebbe distruggere per Dio. Qui c'è da parafrasare, per cui l'anima pare che si vorrebbe distruggere per Dio, che vuole cambiare vita. Ma non appena il vento degli accidenti si cambia, ecco, tosto si cambia la volontà umana. Allora, che cosa spiega Gesù? Può succedere che per circostanze contingenti, allora, momento di sventura, mi trovo in difficoltà, sto male, dico, adesso, vabbè, adesso basta, mettiamoci a camminare. Faccio questo proposito però velleitario. Oppure abbandono di creature, mi sono ritrovato da solo. Stringiamoci al Signore, insomma, perché qui sennò la vita va a rotoli. Oppure qualche altro accidente, qualunque altra circostanza della vita, no? Sono quei momenti in cui l'anima dice, vabbè, cerchiamo di rimetterci in sesto. Però se non c'è questa stabilità, che succede? Appena il vento degli accidenti si cambia, cioè non mi sento più solo,
No, ho ripristinato un pochettino di buone relazionalità sociali, d'accordo. La sventura è passata, non sto più male, quindi non mi sento più interiormente a pezzi. E ricominciamo. Tosto si cambia la volontà umana. Ricominciamo a camminare in discesa, a trascurare le pratiche di preghiera, eccetera, eccetera, ad aprire le porte al diavolo e mi ritrovo poi, punto, punf, di nuovo precipitato nelle tenebre, negli abissi, nei labirinti della volontà umana. Io prego sempre Dio perché sinceramente questa scuola, io sto semplicemente parafrasando, d'accordo? Quindi cioè, questa è tutta quanta roba che appartiene assolutamente a Gesù, d'accordo? Assolutamente a Gesù. Ma sono degli insegnamenti veramente che c'è cioè, tutto il fior fiore della spiritualità e dell'ascetica di 2000 anni di storia della Chiesa. E tra l'altro spiegata in maniera così comprensibile, insomma, e semplice che lo può capire, insomma, chiunque. Ecco, oltre che capire, questa è la fine della meditazione, bisogna anche molto mettere in pratica. Ecco, poi c'è il secondo paragrafetto, il primato dell'amore. Cioè, sappiamo che l'amore nella divina volontà è quasi tutto. Cioè l'habitat, il mondo in cui si comincia a nuotare come un pesce dentro l'acqua quando si vive in questo mondo è il mondo dell'amore. Quindi attenzione, Gesù la prima cosa che dice è chi veramente mi ama, questa è la premessa, chi veramente mi ama, che non dice solo Gesù ti amo, che dobbiamo dire 100 miliardi di volte al giorno se ci riusciamo, no? Ma non sono a parole né con la lingua, cioè un amore profondo, vero, intenso, operoso, fattivo, allora dice tutto ciò che le succede, sia dentro che fuori, divora tutto in una sola cosa, qual è la volontà divina? Noi sappiamo che la volontà divina può essere intenzionale o permissiva, d'accordo? Quindi che io mi trovo in un momento di aridità interiore, potrebbe essere volontà divina permissiva, d'accordo? Che ogni tanto che incontro insomma una persona insolente e sgarbata, d'accordo? Quella certamente, come dire, l'attore e protagonista che me la manda è il diavolo, però il Signore permette che arrivi. Quindi io devo interfacciarmi con quella persona alla luce della divina volontà. D'accordo? Dice, ma è stato il diavolo? Sì, ma il diavolo non avrebbe potuto farlo se Dio gliel'avesse impedito. Certo. D'accordo, dovrò comunque interfacciarmi in maniera intelligente, insomma, no? Oltre che soprannaturale con una persona del genere, no? Quindi queste sono cose che poi piano piano si imparano nel discernimento, insomma, no? Ho di tutte le cose, bellissimo. Quindi tutto ciò, sia che c'è fuori, sia che c'è dentro di me, che si muove dentro di me. Divora tutto in una sola cosa. Qual è la volontà divina? Cioè, Gesù spiega, il suo centro, la sua mira è l'unica e sola volontà di Dio. Questo è chi veramente ama Gesù. Quindi, chi non ha sempre di mira la sola divina volontà, ma campa di volontà propria, è come dice Gesù nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore, entra nel regno dei cieli. Oppure San Giovanni, non amate a parole con la lingua, ma coi fatti è nella verità, perché l'amore deve essere attivo, deve essere sollecito. Nessuna cosa le pare strana, riguardandola come un prodotto di divina volontà, perciò in essa tutto consuma. Quindi, facciamo l'esempio della persona importuna. Me l'ha mandato il demonio, ma sotto divina volontà permissiva. Quindi, dovrò esercitare la pazienza, l'affabilità, la bontà, la cordialità. Dovrò fare attenzione a non cadere in qualche trappola, a non cedere alle provocazioni che mi fa. D'accordo? Se dovesse essere una persona, come dire, che potrebbe arrecare qualche danno, insomma, alla mia vita, devo trovare il modo per anestetizzarla senza fargliene accorgere. Capito? E senza, diciamo così, questa è la vita divina, capito?
Chiaro che la vita umana è molto molto più semplice, trova una persona molesta, la manda a quel paese, la liquido, cioè, non c'è nessun problema, si può fare così, eh? Cioè, si può fare come possibilità, non certo come autorizzazione divina. Ecco, quindi, ma io amo Gesù se faccio così? Come trattava Gesù le molte persone moleste che gli davano il tormento dalla mattina alla sera? Con affabilità, con dolcezza e con amore. Certo, non era così sciocco da cadere nei tranelli dei farisei e nelle sue trappole, ce lo dicono i Vangeli, no? Prima del tempo. Quando la divina volontà gli mandò davanti i farisei che gli dicevano: "Senti un po', me lo paghiamo il tributo a Cesare? Che bisogna fare?" Allora, lui ha visto la divina volontà in questo, no? Ma sapeva che quello era un'insidia satanica, perché se risponde lo dobbiamo pagare, vanno subito a denunciarlo. Dice: "Ah, questo è il vostro profeta, questo è il vostro messia. Dice che bisogna pagare le tasse romane. Bel profeta, bel messia. Ah, avalla le ingiustizie. Questi sono dei sopra, è un sopruso, sono dei dominatori, ci hanno invaso. Ah, il vostro maestro è legittima, è contrario al principio dell'autodeterminazione dei popoli." Sì, si direbbe oggi, no? Diritto internazionale, per carità. Se dice: "No, no, no, non lo paghiamo il tributo." Ah, non paghiamo il tributo. Allora andiamo a fare due chiacchiere con Ponzio Pilato, andiamo a dire subito che questo dice che non bisogna pagare il tributo a Cesare, quindi sobilla, è un sobillatore, d'accordo? È un irrispettoso delle autorità. È una trappola. È una trappola. E Gesù come si muove? Punto primo, qualche cosa gliela fa capire, no? Dice: "Scusate, perché mi tentate?" Quindi gli fa capire che ha capito. Perché comunque sia, questo è un modo con cui gli si lancia una piccola luce anche a questi poveri disgraziati, no? Che stavano agendo su coazione patrice. "Portatemi un po' un denaro." "Di chi è l'iscrizione?" "Di Cesare." Quindi lui è il proprietario, no? E quindi bisogna restituirglielo. Però, e poi gli dà l'altra stoccatina intelligente. Bisogna anche restituire a Dio quello che è di Dio, cioè l'anima. E l'anima uscirà da Dio bella, santa e perfetta, quindi bisogna restituirgliela, questo è sottointeso a chi lo vuole capire, bella, santa e perfetta come uscita e non macchiata delle vostre macchinazioni sataniche per farmi cadere in trappola e farmi fuori. Questo è sottointeso, me gliel'ha detto, d'accordo? Quindi, ecco, questo è un ottimo esempio, no? Gesù poi conclude, bellissimo, stiamo girando dentro la divina volontà come dentro un anello, perché noi ci muoviamo dentro la divina volontà, dobbiamo andarla a prendere, a riconoscerla dappertutto, imparare a fare questa operazione, facendone alimento continuo. Detto ciò, è scomparso e dopo, essendo ritornato, ha soggiunto, e qui fa l'exploit dell'amore. Fa che tutto sia suggellato dall'amore, perché ritorna dal punto di partenza, cioè tu potrai vivere questa cosa se ami veramente Gesù. San Luigi parla di devozione alla Madonna, tu potrai vivere queste cose se sei veramente devoto alla Madonna. Perché la Madonna che cosa fa? Se sei veramente devoto e ami la Madonna, tu cerchi di imitare la sua stessa vita, che la Madonna era tutta divina volontà. Se vuoi piacere alla Madonna devi vivere nella divina volontà, non devi fare nient'altro. Se vuoi piacere a Gesù Cristo, devi vivere nella divina volontà, non devi fare nient'altro, perché questa era la loro vita. Capite? Quindi, figlia, fa che tutto sia suggellato dall'amore, sicché se pensi, devi solo pensare all'amore. Se parli, se operi, se palpiti, se desideri, anche un solo desiderio che esca da te, che non sia amore, restringilo in te stessa e convertilo in amore, poi dagli la libertà di uscire. Amore, quando parla di amore principalmente a Gesù. Principalmente. Noi ricordiamo sempre che l'amore del prossimo, Gesù lo chiama il grande comandamento, quindi nessuno lo discute, ma è il secondo ed è, come dire, strettamente connesso con il primo, perché solo se io amo veramente Gesù in ogni prossimo, anche in quel disgraziato che viene a fare quelle cose che abbiamo citato, anche in quel fariseo che viene a tendermi quella trappola, io vedrò l'immagine di Dio deturpata, d'accordo? Distrutta. Dalla cattiva umana volontà di quella persona, ma comunque sussistente, e quindi certamente anche se non amerò e non approverò i comportamenti balordi, ricorderò che dietro quella persona c'è un'anima,
amata da Dio e che Dio vuole salvare, e quindi mi guarderò bene dal maltrattarla, eccetera, no? E neanche il nostro linguaggio, come ci esprimiamo, come commentiamo il prossimo, no? Cioè, sono tutte quante cose che vanno piano piano, cioè dire, limate, corrette ed elevate. Tutto in noi dobbiamo giungere a questo obiettivo, probabilmente mai perfettamente compiuto, insomma, nel senso che tutti lo sogniamo, poi viverlo ininterrottamente, speriamo, però che tutto abbia il sapore dell'amore, trasudi amore, sia amore. Bene, Santissima Vergine Maria, da te possiamo e dobbiamo imparare a vivere in uno stato di amore ininterrotto e perfetto, perché tu tutta la tua vita era questa, e da te dobbiamo farci aiutare, ecco, a mantenere stabile la nostra anima, se tale già è, oppure a chiederti aiuto, perché la nostra volontà si decida a dare una sterzata e a stabilizzare la vita della nostra anima, in modo tale che possano esserci dei progressi reali, ecco, e non dei cammini zoppicanti da entrambi i piedi, insomma, come diceva il profeta Elia nell'Antico Testamento. Ecco, questo dipende dal fatto che la nostra umana volontà, comprendendo alcune cose, si risolva verso il giusto e il bene, cioè, compresa il valore fondamentale di questo punto, chiedendo aiuto, abbiamo visto, a Dio o anche ai suoi ministri, decidersi ad intraprendere un cammino costante, stabile e regolare, ecco, per poter portare a frutto tutti i beni e le grazie che il Signore non cessa di donarci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.